Buongiorno e buona festa della Liberazione. Ieri Di Maio a Taranto, la promessa dopo le europee, la soppressione dell'immunità penale. Lo hai sentito anche tu. E poi si prende tempo. Non è così. Non è così? Dopo le europee. Non è dopo le europee, perché... Ad agosto. Assolutamente, dovresti fare un'informazione corretta. No, e dopo... Purtroppo no, ce l'hai con... No, la matematica non è un'opinione. Per gli schiumaparti come va? Stai controllando il mare? Per gli schiumaparti? Quel tipo di denuncia che sarà fatta lì e anche su tutto il resto ha permesso sequestri di parcheggi illegali. Dovevate però, voi, però penso, sei la però stampa, penso, dovresti penso che la prima ti sei ammorbidito sull'Ilva. No, 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 prego, prego. Dovresti farti un giro sulla Litorania e vedere l'abusivismo che c'è. Ma ti sei ammorbidito sull'Ilva? Dopo la mia denuncia sono stati sequestrati parcheggi illegali. Sì, ma benvenga, benvenga. Sì, sì, benvenga. Non porto mai nessuno di questa cosa. Benvenga. È facile apparire. No, ma questo serve per coprire il problema Ilva. No, no, no. Eh no, eh no, il dialogo è no, il, no, 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 il dialogo è a due. No, 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 te la metto integrale. No, non sono un sarto, non sono un sarto. Già fatto, l'abbiamo già visto che è tagliato. Posso sapere perché urlavi Ilva chiusa e io ero felicissimo, ora però l'Ilva ce la dobbiamo tenere. Allora, l'abbiamo sempre, e noi, ed è quello che vogliamo, perché tenerla? La fabbrica è incompetibile. Vedi che stai mettendo parole in bocca? No. È quello che vogliamo, quello che abbiamo detto, e lo vogliamo ancora adesso. Per quale motivo? Perché abbiamo dimostrato, è stato dimostrato con una valutazione del danno sanitario nel 2012, l'incompatibilità della fabbrica con la città. A questo punto, noi siamo sempre rimasti coerenti in questo tipo di situazione. Ti è sfuggito un L'Ilva passaggio che è aperta. Allora, ti è sfuggito un passaggio forte. Scusa, no, 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 diminuzione del 20%, no, diminuzione del 20% delle emissioni, c'è un incremento di emissioni della diossina. Posso finire di parlare? Posso prego, prego, di parlare? Sì, però la domanda deve avere una risposta, se no siamo due rette parallele. Sì, ma mi hai fatto una domanda. Prego, prego. In maniera ponderata. Prego. Se mi fai parlare. Poi se vuoi. No, 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 non faccio i monologhi. No, lo fai, lo fai sempre. E poi abbiamo quindi questo tipo di situazione. Abbiamo quindi provato ad annullare quel contratto di vendita, il bando di gara che è stato fatto. Come conosci bene, a giugno 2017 l'ex governo Calenda con il ministro La Calenda, storia la sappiamo. No, non la sai. No, voglio no, voglio solo sapere. No, voglio solo sapere. No, e no, voglio solo sapere. No, perdonami, se tu mi dici. No, e no, se tu mi dici riduzione, no, no, riduzione del 20%. No. Guarda, già si scappa. Allora, riduzione del 20% delle emissioni. Vabbè, non la vedete. Vedete voi, allora, riduzione, allora scusa, no, no, è la domanda, la devo fare, posso fare la domanda? Mi hai fatto la domanda. Eh no, questa, mi fai fare la domanda? Riduzione del 20%, riduzione del 20%, e no, mi fa, riduzione del 20%, e mi hai tempo di rispondere. No, perché allora, allora, dopo che hai risposto, allora, dopo che risposto, no, riduzione del 20% delle emissioni inquinanti, vedete come non risponde, riduzione del 20% delle emissioni inquinanti, aumento della diossina, ecco, allora, basta che rispondi a questo. Prego. Allora stavamo dicendo che il contratto, abbiamo provato ad annullarlo, della vendita dell'Ilva. Purtroppo c'erano delle illegittimità, ma non erano sufficienti per avere i margini giuridici per annullare il contratto di vendita. Ci abbiamo provato, abbiamo messo in mezzo l'ANAC, l'anticorruzione, abbiamo messo in mezzo l'Avvocatura dello Stato e i pareri dei tecnici più esperti d'Italia hanno purtroppo confermato che seppur ci sono delle piccole illegittimità, non erano sufficienti per annullare il bando di gara. Ok. Cosa sarebbe successo se noi avessimo annullato il bando di gara? Perché questo bisogna dirlo ai tarantini. Andiamo alla domanda di oggi. La domanda. Se c'è un incremento. Allora, se no, non è che possiamo stare 30 anni a parlare. Ma vuoi l'intervista? Io ti sto dando l'intervista. La domanda mia è un'altra. Se puoi parlare solo Madonna. Solo tu. La domanda è un'altra. Riduzione del 20% delle emissioni inquinanti. C'è invece, paradossalmente, un incremento delle emissioni di diossina. Siamo arrivati ai livelli del giugno e ottobre 2012 nella masseria Carmine. Allora, l'azione di governo in che misura blocca questo incremento? Domanda, risposta. Sui questi dati, tu conosci questi dati? ARPA, dati ARPA. ARPA cosa ha detto su questi dati? Che c'è un incremento, cosa seppure nei limiti. Cosa ha detto questo? Ha detto che c'è un incremento, seppure nei limiti. No, cosa ha detto? Ha detto un'altra cosa. Cosa? Ha detto un'altra cosa. Cosa? Ha detto che devono fare degli approfondimenti per verificare quale tipo di fonte che ha fatto sì questo aumento anomalo, che non si spiega perché negli altri depositi. Non è ILVA?
Questo lo vuoi dire tu? No, una domanda. Secondo punto interrogativo. Viene da una matrice industriale. Tuttavia, è specificato nell'ARPA, dice che loro non sanno, non possono ancora dirlo esattamente con esattezza. Se questa cosa. Ma perché prima urlavi Ilva chiusa e ora invece sei ammorbidito? Ti stavo rispondendo prima che ti ho detto, noi continuiamo su quella questione. Noi abbiamo tolto l'immunità penale. Noi stiamo rifacendo la valutazione del danno sanitario preventiva. Tutte quelle cose che con i decreti salva Ilva sono state fatte. Voi urlavate Ilva chiusa. Voi urlavate Ilva chiusa. Sì, no, voi non avete tolto niente perché era scaduta. Assolutamente. Era scaduta. State vendendo un risultato che non c'è. Vedi, ti fai anche. No, non è la domanda, devo contraddire. No, l'ARPA ha detto che c'è. Vuoi fare il giurista? L'ARPA ha detto che c'è un incremento. No, l'ARPA ha detto che c'è un incremento. Che è nei. Nei parametri. E quindi non fa niente. Quindi si può aumentare. Può aumentare l'incremento. L'incremento può esserci? Falso. Perché falso? Perché la questione è che il problema è che anche se l'aumento è nei limiti di legge. Quindi c'è? Nei limiti di legge. E quindi si continua a morire? Ad ammalarsi di cancro? Questo lo stai dicendo tu. La gente muore a Taranto di cancro. Esattamente, purtroppo è un grave problema che c'è da anni. Siccome c'è un aumento che è dovuto, non si sa bene a cosa, e l'ARPA e l'ISPRA stanno facendo degli approfondimenti, ma è dentro i limiti di legge, a noi questa cosa però ci preoccupa. Meno male che vi preoccupa. Certo. Come intervenite? Esattamente, noi dobbiamo vedere con una valutazione del danno sanitario preventiva, quale sarà il danno sanitario prodotto dalle emissioni. Una cosa che i governi precedenti hanno sabotato e noi invece la stiamo rifacendo. È l'ennesima favola, voi vivete di favole da raccontare ai cittadini, no, lo dico ai cittadini che vi stanno mandando a casa.